Siamo ancora a Palermo per Sicilia in Primeur. Oggi incontriamo Lucio Tasca dal Merita, il grande artefice dell'azienda di Regaleali. Allora, siamo con Lucio Tasca dal Merita, una delle famiglie più importanti della Sicilia, una delle aziende che hanno segnato in qualche modo i destini della viticoltura siciliana. La prima azienda a mostrarsi sul mercato con vini estremamente moderni, totalmente innovativi rispetto alla tradizione siciliana. Cosa rappresenta attualmente un'azienda così importante, così grande come la sua? Beh, oggi dobbiamo dire che Regaliali, che è soprattutto il centro storico della nostra azienda, è diventato un centro molto importante e conosciuto nel mondo. E questa è stata una grossa fatica che abbiamo cominciato a condurre negli anni 60, quando abbiamo iniziato a imbottigliare. L'azienda era già un'azienda che produceva vino, già mio nonno produceva del vino, ma veniva venduto sfuso in loco. Mio padre ebbe la brillante idea di imbottigliarlo, e da allora nacque appunto il Regaliali Bianco, fu il nostro primo vino, e credo sia stata la prima azienda siciliana a produrre un vino imbottigliato e cominciare a venderlo oltre i confini, quindi in Italia e in giro per il mondo. Dopodiché vennero anche il rosato, rossi e tutta una serie di vini che oggi fanno parte, che continuano a vantare nella gamma dell'azienda Tasca. Da allora il nostro sviluppo è stato importante dal punto di vista numerico e di fatturato. E la nostra idea a partire dagli anni 2000 è stata quella di allargarci e conquistare, tra virgolette, i posti che a noi sembravano importanti nel panorama vitivinicolo siciliano. E quindi man mano ci siamo allargati, abbiamo comprato a Salina, dove facciamo la malvasia delle Lipari. Abbiamo comprato a Salina 6 ettari di vigna meravigliosa che appartenevano al vecchio Carlo Auner, e dove abbiamo anche un resort. Poi abbiamo fatto un accordo con un mio nipote, Caporale Doc di Monreale, dove produciamo una gamma di vini di basso costo ma di buona qualità. Abbiamo fatto un accordo con la Fondazione Whitaker, facciamo un grillo a Mozia, che è un'isoletta deliziosa nello Stagnone di Massala. Abbiamo comprato sull'Etna 20 ettari di terreno, in un posto meraviglioso che è appunto il lato nord-est dell'Etna, dove produciamo due vini rossi di Nerello Mascalese e un Carricante bianco che dovrebbe dare dei frutti importanti nel futuro, perché è un vino che invecchia. Poi l'Etna è un posto meraviglioso, con un terreno particolare, vulcanico naturalmente, e con una possibilità di invecchiamento sia dei bianchi che dei rossi di grandissima potenzialità. Anche la sua azienda, che Tasca dal Merita, ad un certo punto verso gli anni 80 ha dovuto come dire, quasi dimostrare al mondo di essere in grado di produrre grandi vini con i vitigni internazionali. Il suo Chardonnay, il suo Cabernet Sauvignon, insomma, hanno aperto un po' la strada a questa ondata di grandi vini internazionali, e poi adesso piano piano invece c'è questa rivalutazione invece delle varietà più locali, quelle che in qualche modo hanno segnato il cammino di vini importantissimo, come non so, il Rosso del Conte, che è stato uno dei vini di altissimo prestigio per la Sicilia. Sì, perché poi alla fine il percorso della nostra azienda è variegato, nel senso che c'è stata una grande svolta quando abbiamo piantato i vitigni internazionali o francesi, che dir si voglia, quindi Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Chardonnay, che hanno avuto quindi un grandissimo successo sia in Italia che all'estero, e ci si è resi conto che questi tipi di vitigni in Sicilia funzionavano perfettamente. Oggi moltissimi imbottigliatori e produttori siciliani usano fare blending con vitigni francesi e vitigni locali. Naturalmente c'è stata un'evoluzione, come sempre avviene in tutte le strategie del mondo della produzione di qualsiasi tipo, e oggi vediamo che si punta, noi puntiamo, abbiamo fatto un sacco
con i prodotti in questo senso, con vitigni autoctoni che esprimono il territorio, e questo probabilmente è il futuro non soltanto della Sicilia, ma credo sia il futuro del mondo, perché esprimere il territorio con vitigno che meglio si adatta a quel terreno, secondo me è una carta vincente per il futuro, per fare riconoscere soprattutto un vino e distinguere dagli altri, che è molto importante. Quindi anche partendo da Regaleari vi siete spinti a, come dire, indagare un po' tutta l'altra potenzialità della Sicilia, su quale pensate ci sia ancora da sperimentare, ancora da provare, a trovare altre vie? Beh, noi intanto abbiamo sempre continuato a fare sperimentazione fin da quando siamo nati, per cui abbiamo continuato a farla, ripeto, siamo arrivati in questi anni a produrre un Catarratto senza aggiunta di anidride solforosa, abbiamo prodotto un Grillo a Regaliali, adesso stiamo per uscire con un Perricone sempre della tenuta Regaliali, e questo, diciamo, è l'obiettivo che abbiamo raggiunto e stiamo raggiungendo in questo ultimo periodo. Per quanto riguarda il futuro, devo dire, una relazione di attivoscienza che ha in corso una sperimentazione ormai da tanti anni, da 8-10 anni, come si può dire, supportato da un paio di università, anche quella di Palermo, e col contributo fondamentale dell'assessorato agricoltura e foreste, soprattutto una persona di Dario Bartabellotto, che è un assessore di grande qualità, si sta percorrendo un percorso di ricerca e sperimentazione di un mare di vitigni autoctoni totalmente dimenticati. Quindi si è percorsa questa strada che è bellissima, e scienza ci ha proprio prospettato un futuro di grandissimi obiettivi, perché questi vitigni che ha trovato sono tanti, sono circa 400, poi ne ha selezionati in realtà poi 60, che hanno dato dei buoni risultati, già la sperimentazione in atto e si può già degustare, e quindi questo allarga proprio quello che è l'obiettivo futuro della vitivinicoltura siciliana. Tra l'altro la Sicilia è un continente vasto che va dai 1200 metri ai terreni che sono sul livello del mare, la zona sud della Sicilia. Considerate che la vendemmia dura dai primi di agosto, fine luglio, primi di agosto, a fine ottobre. Questo dimostra la Sicilia come continente viticolo vasto e importante. I mercati come pensa che reagiscono a questi vostri grandi sforzi, queste vostre iniziative, queste vostre idee? Il mercato italiano riesce in qualche modo a seguirvi, o avete sempre più bisogno di varcare i confini e andare sul mercato internazionale per questi vini? No, devo dire che tutti i nuovi prodotti hanno un buon risultato in Italia. Oggi tutti sappiamo che l'Italia naturalmente è un momento di difficoltà, quindi il mercato italiano è un mercato che però perde un po' di pezzi, però l'accoglienza che abbiamo sui mercati esteri è molto importante. Esportiamo in 70 paesi diversi in giro per il mondo, e ogni anno aumentiamo di 2-3 numeri di paesi in cui esportiamo, e l'accoglienza ai nostri prodotti per fortuna è molto importante, infatti cresciamo molto molto bene all'estero e perdiamo qualche cosina in Italia, ma insomma i risultati si vedono, ci sono positivi. Secondo lei qual è stata la mossa che ha fatto scattare, come dire, la molla al successo della sua azienda? Qual è stata l'elemento che ha scatenato in qualche modo questo sviluppo così continuamente in crescita? Ma io faccio molto affidamento alla fortuna, ritengo di essere uno fortunato, e quindi l'azienda è fortunata, abbiamo avuto degli uomini che hanno lavorato per noi in maniera eccelsa, a cominciare da mio nonno, mio padre, Ignazio Miceli, che è stato certamente un grande ambasciatore della vitivinicoltura siciliana, e adesso che abbiamo preso in mano una distribuzione da circa 12 anni, soprattutto i miei ragazzi, Giuseppe e Alberto, fanno un lavoro straordinario, vanno in giro con la bottiglia sotto il braccio in giro per il mondo, sono accolti bene, e ritengo anche che l'educazione e l'umiltà siano due fattori fondamentali per essere ben accolti in giro per il mondo, dopodiché naturalmente i vini devono essere buoni e a buon mercato, altrimenti non si vendono. Certamente. E
Cosa beviamo oggi allora per festeggiare questo? Proviamo questo Cabernet Sauvignon che praticamente è figlio mio, perché è stato piantato a Cagliari a fine anni 70, in fase sperimentale, e è venuto fuori un prodotto che ha dato dei grandi risultati ancora oggi. Io personalmente ne sono molto fiero. Ecco, ci racconti la storia di questo vino? Beh, questa è stata divertente perché mio padre... Ci sono un po' di leggende attorno a questa nuova vigna. Sì, onestamente mio padre non voleva assolutamente che si piantassero questi vitigni internazionali a Regagliari. Lui era veramente siciliano doc, fiero, orgoglioso di essere siciliano, cosa che sono peraltro anch'io. E quindi l'idea di arrivare là con i vitigni che allora erano soltanto detti francesi gli dava un certo fastidio. Comunque riuscì a tenere una piccola parcella di terreno dove feci questa sperimentazione, e la sperimentazione fatta, dopo più di un anno di parricchio di Cabernet Sauvignon, mio padre rimase molto contento, molto soddisfatto. Fu da allora che ci allargammo su questo vitigno e su altri internazionali. Quindi rappresenta un po' lui la svolta? Più che la svolta è il fatto della notorietà dell'azienda. Ecco, il fatto che in Sicilia si è prodotto dei prodotti, dei vini fatti soprattutto con Cabernet e Chardonnay, ha dato notorietà all'azienda, i prodotti sono piaciuti molto e quindi questo ci ha dato certamente una grande mano. Per suo padre poi ha digerito la questione. Sì, no, mio padre è stato felice di questi risultati. Adesso avete una numerosa, una famiglia allargata. Quali sono i punti principali, punti di forza di questa nuova generazione di giovani che si sta... Ma i miei due figli, Giuseppe e Alberto, a cui credo di aver insegnato tutto quello che sapevo, e quindi il fatto già, non è che sapessi molto, ma insomma, quello che sapevo glielo ho detto. E, naturalmente sono figli d'arte, tra virgolette, e penso che da quello che hanno imparato da me e con il loro percorso lavorativo in azienda, sia in agricoltura, commerciale, tutto quanto, possano sviluppare, stanno sviluppando delle nuove idee, nuovi progetti con mente giovane, cosa che chiaramente io non ho più, però loro sono assolutamente fantastici, e aver affidato a loro l'azienda è un passaggio importante, anche un passaggio generazionale, e i risultati io già li vedo. Lei domani mattina quando va in azienda cosa fa? Ma io adesso, il mio lavoro è praticamente rompere le scatole a tutti quelli che fanno una cosa sbagliata. Ho capito. La ringrazio molto e le faccio naturalmente tanti complimenti e tanti auguri per un grande, grande successo futuro. Ringrazio molto. Grazie, io ringrazio molto.